Ciao a tutti, io sono Pietro Campaldini, vengo da Porrette Terme, un piccolo paese dell'Appennino in provincia di Bologna, quindi la regione l'Emilia-Romagna. Sono, per descrivere un attimo quello che ho fatto nella mia vita, sono 30 anni che lavoro nel turismo, presso aziende private, quindi hotel, ristoranti, ma anche aziende pubbliche dove sono adesso, quindi lavoro in regione Emilia-Romagna, ho lavorato anche per diversi comuni. Cosa vi posso dire? Sono diventato una gastro guide per passione principalmente, innanzitutto perché nel mio lavoro, io lavoro all'agricoltura della regione Emilia-Romagna, ci occupiamo proprio di promozione dei prodotti a qualità certificata, e quando parlo di questi sono le DOP, le IGP in primis, ma anche tutti i prodotti biologici di cui la nostra regione è piena. Ma il record lo abbiamo proprio con le DOP e le IGP, ben 44 DOP IGP, le più famose le conoscerete tutti: parmigiano reggiano DOP, prosciutto di Parma DOP, aceti balsamici tradizionali di Modena e di Reggio Emilia DOP e tanti altri protagonisti della nostra tavola. Oltre a questo seguo anche il consolidamento delle strade dei vini dei sapori, che sono gli itinerari turistici per gli amanti dell'enogastronomia che da tutto il mondo vengono a visitarci. Se verrete, e sono sicuro che verrete da noi in regione, avrete ben 10 itinerari da scegliere e scoprire tutti i nostri prodotti tradizionali della nostra terra e i piatti tradizionali della nostra terra. Che cos'è una gastro guide? Una gastro guide fondamentalmente deve avere passione e amore per il proprio lavoro e per la propria terra, ma anche per le proprie tradizioni, la riscoperta delle vecchie tradizioni, ma bisogna essere capaci, una brava gastro guide, sapere anche innovare e quindi unire la tradizione all'innovazione. Perché? Perché così riusciamo a prendere tutte le generazioni, quelli più anzianotti ma anche quelli un po' più giovani. È importante questo, ma è importante porsi, è un piccolo suggerimento che mi permetto di darvi, anche con grande tatto ed empatia, con semplicità, vicino al proprio ristoratore di paese, al proprio gestore di albergo, ma anche a semplicemente un bar. Ovviamente ci vuole conoscenza dei prodotti, sia dal punto di vista storico, ma anche come sono cambiati nel tempo i prodotti, perché non mangiamo più con l'apporto calorico che avevamo un tempo. Un'ultima riflessione che vi posso fare sulla gastro guide è sicuramente quella di saperne anche di abbinamento cibo-vino. È una cosa che ancora è poco conosciuta. Noi in Italia siamo un po' più avanti, ma invitiamo tutti i nostri amici che vogliono diventare gastro guide in Europa a capire qual è il giusto abbinamento per i propri piatti, e parlo di vino, cibo, ma non solo. Ora ci siamo aperti anche a tanti cocktail che facciamo con i nostri prodotti, penso alle pesche e nettarine IGP della Romagna, ma parliamo anche dei vari aceti balsamici tradizionali che si sposano benissimo a degli ottimi cocktail. Questo per dire che la nostra terra vi aspetta e tutti noi vi aspettiamo a braccia aperte per conoscere e scoprire le nostre bellezze. Venite a trovarci.